Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Vorrei focalizzare l'attenzione di quest'Aula su un fatto che si è verificato da pochi giorni. Sono appena decorse le festività natalizie e ancora una volta, anche quest'anno, molti padri e molte madri non hanno potuto restare con i loro bambini a causa del fenomeno della sottrazione internazionale di minori, ma soprattutto alcuni bambini non hanno potuto stare con la loro mamma o con il loro papà per questo fenomeno. I numeri sono di tutto rispetto. Dall'annuario statistico del Ministero degli Affari Esteri risultano 281 casi solo nello scorso anno, di cui 102 casi nella sola Unione Europea. Alcuni di questi paesi, in particolare la Slovacchia, sembrano non volersi attenere alle convenzioni internazionali sul punto. Abbiamo tra l'altro il caso dell'Associazione International Child Abduction Slovacchia, che ha dovuto intervenire presso l'ambasciatore della Repubblica Slovacca Jan Sot, in quanto molto spesso gli ordini dei tribunali italiani e slovacchi vengono disattesi nella loro applicazione. Sono stati segnalati al sottoscritto ben 6 casi, tra cui il caso di Andrea Cavalcanti, che ha vinto tutte le pratiche sia in Italia che in Slovacchia, ma tuttora il figlio viene trattenuto in Slovacchia. Il caso di Leonardo Rassu, che dopo anni di inutili battaglie ha cercato di patteggiare con la ex moglie per poter incontrare la figlia, ma molto spesso si reca fino in Slovacchia per poi dover ritornare senza aver potuto incontrare la figlia. Il caso di Emiliano Russo, la cui impossibilità a incontrare la prole ha causato in lui una tale situazione di prostrazione da portarlo a contrarre una seria disabilità. Il caso di Alessandro Matera, la cui ex compagna slovacca è morta suicida e nonostante questo il tribunale slovacco ha preferito affidare il figlio minore al cognato slovacco anziché al padre. Il caso di Andreas Masoner, che vede il figlio su Skype ormai da anni, e il caso di Marco Di Marco, che nonostante un provvedimento esecutivo di rimpatrio del Tribunale di Ascoli Piceno, nonostante provvedimenti favorevoli dei tribunali regionali di Bratislava e poi della Corte Suprema slovacca, vede il figlio su Skype da 4 anni e mezzo. Segnaliamo pertanto alla Presidenza del Senato perché si faccia diligente parte presso la Presidenza del Consiglio, presso il Ministero degli Affari Esteri e presso il Ministero della Giustizia perché sia finalmente dato seguito alle giuste richieste di questi minori. Grazie. Grazie, senatore Pillon.